prima di questo fantomatico rapimento, Gabriela aveva messo in vendita sul marketplace di Facebook tutti i prodotti per bambini che le erano stati regalati per il suo baby shower. Cioè, quindi lei ha fatto tutta l'incinta con gli amici, con i parenti, con la famiglia, con tutti. Si è presa tutti i regali per la bambina e poi li ha rivenduti nuovi di pacca. Si è fatta pure i soldi, no? Cioè, si è rifatta dei soldi. Buonasera ragazzoni, buonasera, sì, non ho pace, cambio stanza, set, luogo, lago, sempre in continuazione, ma ho voluto stabilirmi qua perché si sa mai che collasso, almeno lì c'è il letto, poi se non sbaglio c'è il Mao, così c'è il posto per il Mao finalmente, che può stare qua con noi. Mi insegna con i casi di oggi? E cominciamo da quello che è successo a Assago. Praticamente, quello che tra l'altro mi avete detto, cioè ieri io stavo facendo la live con un TG Crime in cui parlavamo di due casi, diciamo, recenti ma non nuovissimi. E mentre ne parlavo stavano uscendo tutte notizie rispetto a due eventi di follia estrema accaduti ieri in Italia. Ma follia estrema, estrema, estrema! Tant'è che voi mi scrivate queste cose, io non le avevo preparate perché erano appena successe e tipo no vabbè raga vi prego concentrarsi, poi domani ne parliamo, quando sono andata a leggermi le notizie ero lì così tipo che cazzo, ma veramente fantascienza, ieri è arrivato un vento dal nord, non lo so, è sceso dagli acciai questo vento ha invaso Milano e Como che solitamente sono le due province dove succedono sempre le cose più strane. E niente, due persone sono impazzite e hanno fatto delle cose fuori di testa. Comunque erano già matti, pare che avessero già qualche problemino, insomma. Comunque, cosa è successo? Ve lo racconto subito. Allora, un uomo italiano, nato a Milano, cresciuto a Milano, sempre vissuto lì, ha, diciamo, rischiato di fare una strage, ma sicuramente ha fatto una strage di tentati omicidi e un omicidio, ahimè, gli è riuscito, nel centro commerciale Milano Fiori, che si trova ad Assago, che è un comune dell'hinterland di Milano. Dunque, erano più o meno le 18:35 del 27 ottobre, quindi era ieri, però per chi vedrà questo video più avanti, 27 ottobre 2022, e questo uomo, che poi abbiamo scoperto si chiama Andrea Tombolini. Questo uomo di 46 anni è andato al Carrefour. Lui è andato al Carrefour senza cattive intenzioni, ma praticamente a un certo punto ha visto le persone felici, ha visto le persone sorridenti che facevano la spesa e niente, gli è partito il trigger che odia la gente felice. E quindi ha afferrato un coltello dall'espositore, un coltello da cucina, e all'improvviso ha cominciato a colpire persone a caso che stavano facendo la spesa. Le colpiva alla schiena poi, perché ovviamente queste persone correvano e si disperdevano, e lui li ha colpiti, esatto, molto agli orologi. Li ha colpiti alla schiena. Tante persone erano veramente terrorizzate, cioè non sapevano come reagire, piangevano disperate, hanno cominciato a correre con le braccia, insomma, giustamente il panico. Alla fine è riuscito a ferire 5 persone e ucciderne una sesta. Lui è la vittima, purtroppo è morto, è venuto a mancare, non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale perché è stato colpito al cuore con una coltellata, quindi è morto praticamente poco dopo essere stato coltellato. E lui si chiama Luis Fernando Ruggeri, è un ragazzo di 30 anni che lavorava al Carrefour, lui è di origini boliviane, lavorava al Carrefour e faceva il cassiere in quel momento, poi lui fa sia il magazziniere che insomma, sì, sapete, nei supermercati tante volte ruotano i vari ruoli, no? E niente, lui stava lavorando alla cassa, infatti questa foto terribile che ho messo anche come locandina perché sicuramente è la più rappresentativa e da brividi,
La postazione dove era Louise, e lui è stato ucciso mentre lavorava lì. Infatti, come vedete, sangue dappertutto, ma una cosa veramente una roba distopica. Cioè, il Carrefour, che solitamente è quel posto dove vai, dici ti rompi anche un po' le palle, ti viene mal di testa queste luci, però c'è tutta la gente tranquilla che fa la spesa. E vedere che diventa uno scenario post-apocalittico con sangue dappertutto, morti, oggetti. Cioè, a me la cosa che qua mi ha colpito moltissimo in questa immagine sono proprio i prodotti a terra, in particolare il peluche, tutto insanguinato. È angosciante, veramente angosciante quello che è successo. Però secondo me può darvi un senso perché solo raccontandovelo, secondo me non potete davvero vivere il terrore che possono aver vissuto le persone lì presenti. Effettivamente, considerati i fatti, forse lasciare dei prodotti così pericolosi, cioè anche negli Stati Uniti vendono le armi, però non è che le prendi così dagli scaffali, c'hanno sempre degli armadietti sigillati, cioè comunque o sono legate, insomma, con delle corde agli scaffali. Tra i feriti non si faceva altro che parlare di questo e sinceramente con tutto l'amore mi ha un po' infastidita vedere che quando uscivano le prime notizie non si sapeva nemmeno ancora il nome della vittima, non si conoscevano gli altri feriti. Siccome tra i feriti c'era un calciatore famoso, tutti preoccupati solo per il calciatore famoso. Vabbè, io cioè, posso capire che quando succede una cosa così e colpisce un VIP, che quindi rende ancora più, come dire, reale il tutto, ci si dia molta attenzione, però cavoli, ancora non sapevamo come si chiamava lui. Boh, mi sono rimasta un po' così. Comunque, ora vi dico chi è il calciatore. Si chiama Pablo Marie. È un calciatore del Monza, quindi Serie A. Io non sapevo che il Monza fosse in Serie A. Ok, io e il calcio avevo due mondi differenti, però pazienza. Ed è un difensore, tanto lui è di origini spagnole, se non sbaglio è stato comprato da un'altra squadra spagnola. Lui non è ferito gravemente, è stato colpito alla schiena mentre stava proprio portando il carrello e non si è accorto di nulla, tant'è che a un certo punto ha detto: "Oh! Ho sentito un attimo un mal di schiena, poi mi sono girata e ho capito che stava succedendo e sono stato accoltellato. Cazzo!" E insomma è stato trasportato immediatamente in ospedale e il fendente fortunatamente non gli ha toccato organi vitali e oggi è stato operato. Penso che sia andato tutto bene, si dovrebbe riprendere. Ora non so se avrà dei problemi a continuare a giocare o meno. Comunque sappiate che le vittime coinvolte hanno tutte le età, dai 28 agli 81 anni, e tre di loro sono davvero in condizioni gravissime, perché sono stati trasportati in codice rosso, il quadro clinico è ancora molto grave. E non è detto che Louise possa essere l'unica vittima. Quindi vediamo, speriamo che insomma sopravvivano tutti, ovviamente. Però non è detto, soprattutto quelli più anziani. I carabinieri del comando provinciale di Milano che sono intervenuti immediatamente, ma quando sono intervenuti già c'è stato un eroe che aveva placcato l'aggressore e lo aveva disarmato. Ma poi ci arriviamo. Quando sono arrivati i carabinieri l'hanno già trovato placcato, steso a terra così con il coltello accanto. Quindi, comunque, loro escludono che ci possa essere una matrice terroristica alla base del gesto o che sia stato fatto appunto per rivendicare un qualsiasi manifesto politico. No. In realtà l'uomo ha colpito in preda ad una crisi psicotica, perché noi sappiamo che, insomma, era noto che avesse dei disturbi mentali, in particolare non credo che avesse avuto una crisi depressiva molto pesante e quindi ha avuto questo trigger, questa psicosi momentanea, non è riuscito a controllare la rabbia di vedere così tante persone felici quando lui è tanto triste. Si può definire mass killer? Sì, si può assolutamente definire mass killer, anche se solitamente i mass killer sono coloro che poi lasciano delle vittime, ma è solo una formalità.
Cioè, d'altra parte, la sua intenzione era quella di uccidere. Poi che non ci sia riuscito cambia poco nell'intenzione, quindi nel tipo di, diciamo, movente psicologico, nel tipo di delitto, no? Poi una persona in realtà l'ha uccisa e adesso aspettiamo di vedere perché ci sono 3 feriti gravissimi all'ospedale. Volevo leggervi una testimonianza, sempre per farvi un po' entrare nell'immaginazione di quello che può essere successo. C'è una ragazza che si trovava lì al centro commerciale al momento dell'aggressione che dice: "Ora che siamo lontane, siamo più tranquille, ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa stava succedendo. Vedevamo persone scappare in lacrime. Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva completamente sotto shock." E poi ci sono altre testimonianze che raccontano di come la cosa era diventata inquietantissima, perché la gente scappava dal Carrefour per rintanarsi magari dentro altri negozi. E i negozi chiudevano tutti la serranda, lasciando anche fuori della gente. E invece altri, lì dipende ovviamente da negozio a negozio, c'erano altri che invece accoglievano più persone che potevano dentro al loro negozio, in particolare i bar e i ristoranti, e poi chiudevano la serranda per tenere al sicuro le persone. Io mi immagino tutte le persone che hanno fatto la spesa lì quel giorno, che secondo me non la faranno mai più in vita loro la spesa. Un disturbo post-traumatico da stress, mica da poco. Come l'hanno preso? Adesso ve lo racconto subito, perché in questa storia c'è un eroe. In questa storia c'è un eroe ed è fantastico. Praticamente, quando questo andava in giro, tra l'altro questo qui urlava come un pazzo, con questo coltello in mano e gridava: "Ammazzatemi!" E poi ammazzava lui. Era in psicosi, quindi non è che ci possiamo troppo soffermare su che cosa stava pensando, a meno che chiaramente lui poi non ci racconti meglio tutti i dettagli. Fatto sta che molti avventori, ma soprattutto dipendenti del Carrefour, sono intervenuti per cercare di disarmarlo, per cercare di fermarlo. E questa è stata anche la causa della morte del povero Louise, che infatti ha cercato di disarmarlo, ma ci ha rimesso le penne. E è stato decisivo l'intervento del supereroe di questi giorni, ovvero Massimo Tarantino. Massimo Tarantino, anche lui un calciatore. Io non so cosa ci facessero tutti questi calciatori al Carrefour contemporaneamente, però meno male. Massimo Tarantino è un ex calciatore che ha giocato nel Napoli, nell'Inter e nel Bologna. E adesso, se non sbaglio, è tipo un capoccia della Federazione Calcio. Comunque, lui ha fermato e disarmato l'aggressore, riuscendo a praticamente spiacciarlo per terra e immobilizzarlo. Infatti, quando sono arrivati i carabinieri, hanno trovato che l'aveva fermato lui. Ma se non ci fosse stato lui, cioè, tempo che arrivavano i carabinieri, ne avrebbe uccisi almeno il doppio. Sappiate che mentre il nostro eroe Massimo Tarantino teneva fermo l'aggressore, lui gridava ancora: "Ammazzatemi! Prendetemi!" Quindi, insomma, proprio completamente fuori con l'accuso e non ci stiamo neanche troppo a pensare a questo comunque. L'aggressore, come vi ho detto, si chiama Andrea Tombolini. Cosa sappiamo di lui? Ancora poco, ma sappiamo che è stato portato immediatamente, ovviamente, negli uffici del comando provinciale per essere interrogato. Beh, sarà arrestato in primis e poi interrogato. Quando era lì, praticamente lui non faceva altro che parlare dicendo cose che non avevano senso, quindi delirava sostanzialmente, delirava, farfugliava, proferiva frasi senza senso ed era in evidentissimo stato confusionale. Tant'è che il PM ha detto: "Ehi, qua facciamo un TSO perché non ci riesco a cavare un ragno da un buco." Quello che hanno scoperto è che Tombolini era assolutamente incensurato, quindi non aveva nessun tipo di precedente ed era da un anno in cura per una grave crisi depressiva. E però non aveva manifestato dei comportamenti violenti prima, cioè non aveva dato delle avvisaglie con questa personalità aggressiva o intenzioni aggressive, anzi. Quindi in quel momento erano tutti abbastanza tranquilli. Lui è nato e cresciuto a Milano, dove vive con la sua famiglia, vive ancora con i suoi genitori e sua sorella,
è disoccupato. E gli inquirenti lo hanno descritto come una persona particolarmente solitaria, uno che era sempre solo, che passava le giornate a girare per la città in bicicletta. Però non dava fastidio a nessuno. O non gliel'hanno diagnosticato il resto, oppure non ce lo dicono, ma secondo me c'era anche qualcos'altro. I genitori di Tombolini hanno raccontato ai carabinieri che lui negli ultimi tempi era sempre più depresso e il vero e proprio crollo che ha avuto, cioè lui è sempre stato uno che tendeva a depressione, almeno mi è sembrato di capire, però in ultimo ha avuto questa operazione alla colonna vertebrale che lo ha mandato fuori di testa, cioè lo ha molto scosso, lo ha molto traumatizzato, lo ha spaventato e quindi dopo questa operazione chirurgica ha avuto un cosiddetto crollo. Il caso è stato affidato al PM Paolo Storari, che è anche quello che ha appunto poi deciso di mandarlo a fare un TSO, di ricoverarlo in una clinica psichiatrica perché insomma, in un reparto psichiatrico perché appunto non era in grado di rispondere alle domande all'interrogatorio. E poi cercherà, insomma, pensa, cercherò di reinterrogarlo una volta che lui ritrova la lucidità. Tra l'altro, il nostro Tombolini è anche stato medicato perché aveva delle ferite autoinflitte, che non si era inferto con il coltello, ma si era dato dei pugni in faccia da solo. Io sinceramente non pensavo fosse possibile riuscire a tirarsi seriamente dei pugni in faccia da solo. Cioè, davvero ci si può dare dei pugni in faccia da soli? Comunque, attualmente è piantonato dai carabinieri nel reparto di psichiatria ed è accusato chiaramente di omicidio e tentato omicidio plurimo. Sappiate che Carrefour Italia, e questa è una cosa bellissima, ha fatto sapere che ha attivato un servizio di supporto psicologico per tutte le persone che erano presenti in quel momento a fare la spesa. E da questa mattina i vertici di Carrefour hanno dato delle indicazioni, hanno dato disposizioni a tutti i propri centri commerciali in Italia di sostituire l'attuale sistemazione degli scaffali in modo che i coltelli che sono in vendita non siano liberamente afferrabili dai consumatori, ma tutti i coltelli devono essere legati con una corda, con una molla, con una catenella, insomma, quello che è allo scaffale, in modo tale che se lo vuoi comprare devi chiamare qualcuno, insomma un dipendente che te lo deve sbrogliare sostanzialmente. È marketing anche questo, però è un bel gesto. Ma marketing, stai facendo qualcosa di fondamentale. Era più che altro peggio se non avessero fatto niente. Ecco, quello sarebbe stato anti-marketing non farlo. Ah, breaking news dell'ultima, diciamo, delle ultime ore. Il PM è riuscito a parlare con Andrea Tombolini, con il nostro folle accoltellatore di Carrefour. E ha dato una spiegazione. Lui ha detto: pensavo di stare male, di essere ammalato. Quindi ho visto tutte quelle persone felici che stavano bene e ho provato invidia. Quindi vedete, alla fine questo è, cioè probabilmente questo intervento alla colonna lui non ha mai interiorizzato il fatto di avere una malattia risolta, immagino, perché questa operazione avrà risolto il problema e si sentiva ancora malato, si sentiva moribondo ed è andato probabilmente in paranoia di questa cosa, pensieri ricorsivi rispetto a ciò finché non ha completamente perso il controllo. Passiamo alla notizia successiva, restiamo in Italia e parliamo della follia che è successa nella caserma di Asso. Anche questo succede ieri, è giovedì 27 ottobre, e Antonio Milia, che era appunto un carabiniere che lavorava lì nella caserma, un brigadiere che lavorava nella caserma di Asso, in provincia di Como, ha sparato tre colpi con la propria pistola d'ordinanza contro il comandante di quella stessa caserma. Comandante che si chiama Doriano Furceri. Il comandante è stato colpito una prima volta all'interno del suo ufficio da parte del cativone e poi, probabilmente perché era scoppiata una discussione, almeno così si pensa,
e in un secondo momento è stato raggiunto nel corridoio, probabilmente mentre poverino cercava di scappare dal suo aggressore. E in quel momento in caserma c'erano solo loro due, oltre ovviamente alle persone che risiedevano negli alloggi. E queste persone che risiedevano negli alloggi hanno sentito distintamente i tre colpi di pistola, hanno sentito i lamenti del povero comandante e poi hanno sentito Milia che ha esclamato: "L'ho ammazzato!" Che lui lo avesse ammazzato subito o che fosse solo, diciamo, ferito. In ogni caso, per il comandante non c'è stata nessuna speranza perché Milia si è barricato all'interno della caserma, dietro ad una porta blindata, con il cadavere del comandante che si intravedeva dalla finestra. Quindi, ora che lui fosse effettivamente morto già, oppure fosse solo ferito, ahimè, dopo un po' è morto per forza perché questo qua si è barricato per ore e ore e ore. In realtà è stato dalle, se non sbaglio, 7 di sera fino all'alba di questa mattina rinchiuso con il cadavere. Quindi, poverino, non ha neanche avuto la possibilità di essere soccorso. Comunque, dopo ore e ore e ore e ore di trattative, tra cui c'era anche la povera moglie di questo Milia, che era fuori dalla caserma, che si sbracciava, che cercava di convincerlo a, insomma, a lasciare perdere, ad arrendersi e tutto, ma lui non ne voleva sapere. Tra l'altro era armato e minacciava di uccidere chiunque gli si avvicinasse. E alla fine, all'alba, sono intervenuti i GIS, ovvero il gruppo intervento speciale dell'arma, che hanno fatto irruzione nella caserma. Quando sono entrati, lui delirava e voleva sparare a tutti, cioè ci ha anche provato, no? Puntava la pistola verso tutti e sparava. Sappiate che per fare il blitz hanno usato dei taser e i cani, tanto che a fermare il Milia è stato un cane, cioè quando lui ha trovato il cane davanti non è riuscito a fare più niente e quindi poi si è fermato. Quindi eroe cane, qui non è un muoleco cane, ma è un cane poliziotto, grande, grande cane poliziotto, bravo. E niente, lui però sparando in giro a destra manca ha ferito un agente dei corpi speciali che lo ha colpito a un ginocchio. E voi potete capire che cosa significa prendersi un proiettile in un ginocchio. Comunque, il blitz non ha soltanto permesso, di arrestare lui, e di recuperare la salma della povera vittima, ma ha anche permesso che fossero liberati gli ostaggi. C'era una carabiniera che ha trascorso la notte chiusa in una camerata e delle famiglie di altri carabinieri che si trovavano negli alloggi di servizio, che chiaramente stavano malissimo, non potevano uscire perché c'era lui che controllava ovviamente l'uscita ed erano disperati, poracci, cioè provate a immaginare il terrore di passare tutta la notte con questo qui che ha ucciso il comandante e sta lì col corpo. Terrificante. Cioè, questo è proprio horror anche come cosa. Provate a immaginare. Cioè, secondo me queste sono notizie molto Halloween perché sono da brividi. Lui si chiama la vittima Doriano Furceri, ha 58 anni e lascia moglie e tre figli. Tra l'altro sappiate che anche l'aggressore Milia è sposato con due figli. Qua il dramma delle famiglie non da poco. Furceri era anche un tifoso, grande tifoso dell'Inter, era appassionato di enogastronomia, piaceva mangiare bene ed era stato trasferito ad Asso da Bellano, dove tra l'altro aveva ricevuto delle minacce che insomma gli arrivavano tramite delle scritte ingiuriose sui muri del paese. Riguardo a una sua presunta relazione extraconiugale, quindi visto che era stato minacciato, vessato e atti persecutoriato, è stato spostato poi ad Asso. A febbraio è stato spostato ad Asso. Ovviamente questa sua cosa delle minacce, delle relazioni extraconiugali non dovrebbe c'entrare nulla con la sua morte, con il suo omicidio.
Ma cerchiamo di capire meglio perché è avvenuto tutto ciò, anche se è appena successo, quindi chiaramente quando succedono le cose in così breve tempo è anche difficile avere un quadro chiaro della situazione, per cui se le cose dovessero cambiare ovviamente vi aggiorno. Milia era in servizio ad Asso da diversi anni. Ma a febbraio, in concomitanza tra l'altro con l'arrivo del comandante, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Sanfermo perché aveva dei problemi psicologici e da febbraio era rientrato in servizio da pochissimi giorni. Tra l'altro, prima di farlo ricoverare, Furceri aveva notato che Milia aveva dei comportamenti disfunzionali e si comportava, come dire, molto male anche in servizio, cioè aveva comportamenti allarmanti, era emersa una tendenza suicida, parlava in continuazione con rabbia della crisi del rapporto con la moglie, e, insomma, tra rabbia e depressione, questo che magari faceva dei gesti, non lo so bene che cosa combinasse, e quindi il comandante aveva preso questo provvedimento. Inizialmente gli aveva tolto solo la pistola d'ordinanza e gli aveva comunque permesso di lavorare. Poi, visto che la situazione non sembrava rientrare, allora ha preso il provvedimento per farlo ricoverare. E ok. Insomma, manifestava delle paranoie, era convinto che tutti ce l'avessero con lui, non si sentiva mai abbastanza stimato, abbastanza apprezzato, quindi era anche molto pesante lavorare con questo soggetto, almeno da quanto raccontano. Ma da pochi giorni era rientrato in servizio e non era rientrato in servizio in maniera graduale, cioè della serie prima ti facciamo fare dei compitini più safe, ovviamente senza pistola di ordinanza, e poi pian pianino ti reintegriamo come dovrebbe farsi. Lui no, è stato reintegrato in toto, come se niente fosse, gli hanno subito ridato la pistola d'ordinanza. Tutto bene, tutto a posto. Ecco che infatti il comandante non era d'accordo con questo reintegro totale immediato, no? Non voleva reinserirlo in servizio come nulla fosse. Per cui, visto che, insomma, questo qui in realtà aveva il diritto di andare in giro ancora con la pistola d'ordinanza, lavorare come niente, a pieno regime, che cosa ha fatto il comandante per ovviare a questo problema? Lo ha messo forzatamente in ferie e per questo è scoppiato un litigio enorme tra di loro ieri, perché lui lo voleva mandare in ferie forzate. E questo sembra che sia il movente del gesto, insieme a, ovviamente, presumiamo, un disturbo mentale non curato adeguatamente. Cioè, lo hanno reintegrato quando ancora non era effettivamente guarito e in più c'è stato questo problema. Quindi la questione è che il comandante voleva in qualche modo arginare, contenere il problema, gestire il problema e prevenirlo. Il risultato è stato ucciso per questo motivo. Cioè, è assurdo tutto ciò. E infatti, basta che andiamo a vedere quello che dicevano di lui, cioè non si sentiva stimato abbastanza, pensava che tutti ce l'avessero con lui prima del ricovero. Tu torni, ti convinci di aver fatto un lavoro incredibile su te stesso, già, pensiamo anche alla questione vergogna, perché i disturbi mentali, ahimè, ancora, soprattutto in un ambiente militare, non sono una cosa così normalizzata, anzi, credo che ci sia moltissimo stigma, soprattutto in ambienti di questo tipo. Quindi, magari anche l'orgoglio, piccato del carabiniere a cui viene sottratta la pistola e poi dopo lo mandano in una clinica. E cioè, probabilmente esatto, c'è molto shame da parte di questa persona. E forse, cioè, il fatto che lui riesce a rientrare e il comandante ancora lo fa sentire non abbastanza, ancora lo fa sentire inadeguato, ha
è andato a pizzicare quelle stesse corde che poi lo hanno portato a doversi curare e ahimè si vede che non era ancora il momento per il reintegro, quindi il comandante aveva pienamente ragione nel non volerlo reintegrare, altrimenti non sarebbe successo tutto quello che è successo. E proprio perché aveva ragione è stato ucciso, cioè che è pazzesco. Ciao Jessica! Perfetto, buonasera Buga, buonasera a tutti. Buonasera, è un piacere sentirti. E tu Anche sei per me. qua perché ieri innanzitutto sei stata la prima a dare la notizia di quello che stava succedendo in caserma ad Asso, in provincia di Sì. Como, di cui di Como, giusto? Si dice Como. Como? Come? Noi diciamo Como. Perfetto. Per tutto il mondo è diverso. Per tutto il mondo è Como, ma a Como si dice Como, quindi rispettiamo. Como? Esatto. E sei stata la Esatto. prima anche perché tu sei di zona e Io sono di conosci. Ecco, Asso. sei proprio di Asso. Allora, io ho raccontato quello che ho trovato, ovviamente come fonti ufficiali nei vari giornali, ma tu sei proprio di lì. Inoltre, mi è sembrato di capire che il soggetto lo conoscessi. Quindi, eccolo qua, il nostro Milia si chiama lui, giusto? Antonio, sì, Antonio Emilia. Milia, ci parli un po' Sì. insomma, di lui, di quello che Di sai. lui. Allora, inizio col dire che Asso è completamente sconvolta. È il classico paesino dove non succede proprio mai niente. Ecco. Siamo 3.500 anime, quindi pochissime. Quindi siamo tutti molto sconvolti, anche perché la famiglia, Antonio era conosciuto da tutti, rispettabilissimo, una famiglia per bene, gentili, veramente non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Lui lavorava in caserma almeno da 20 anni, quindi conosciutissimo, veramente. Sì. Lui, cosa posso dirti? È molto amico della mia famiglia, sua moglie, le sue figlie sono molto amiche, delle mie cugine, delle mie zie, quindi sono molto in confidenza. Ieri erano nel panico perché poi la cosa brutta era che c'erano tantissime indiscrezioni, essendo un paese così piccolo, giravano voci, vocine, tante false informazioni, ecco, anche solo quando avevano detto che tra gli ostaggi c'erano le figlie, la moglie, lui aveva minacciato di ammazzare tutti, poi suicidarsi, tutti noi eravamo impanicati e veramente, insomma, poi in realtà non era così. In realtà non era così, la moglie era fuori, la moglie tornava dal lavoro, le figlie erano in caserma, ma erano in casa perché loro abitavano proprio lì. Ah beh, certo, Quindi, perché hanno gli alloggi. non, esatto. Quindi, veramente, tanta falsa informazione, purtroppo, si sa com'è, Beh, soprattutto nei paesini. è normale se consideri che comunque lui, cioè il crimine è andato avanti per ore e ore e ore e ore. Cioè lui era là barricato, quindi c'è stato tutto il Sì. tempo perché uscissero false informazioni, anche perché non si capiva bene chi era dentro, chi era fuori, con chi era lui. Poi lui urlava, no? Diceva delle cose. Cosa diceva? Sì, lui. Ah, lui diceva, da quanto mi è stato riferito, vabbè, continuava a urlare, l'ho ammazzato, voleva parlare da vicino con la moglie. Ma ovviamente non la facevano avvicinare, lui voleva che la moglie attraversasse la ringhiera, no? Entrasse dentro a parlare con lui. Quindi quello. Secondo me era completamente delirante, sotto shock e delirante, quindi anche lui non. Per me, in quel momento lui era completamente in delirio. Certo. Non riusciva assolutamente, anche perché tutte quelle ore, che cosa ha fatto durante quelle ore? Mi chiedo come ha passato tutte queste ore. Cioè, è stato sul ciglio della porta della caserma
con il cadavere boh, alle sue spalle. Assurdo. Sì. È Assurdo assurdo, veramente. veramente. Ma tra l'altro mi dicevi che ultimamente tu lo avevi visto un po' diverso lui. Sì, allora, lui io l'ho visto lunedì, questo lunedì, appena passato, perché lui, oltre a essere un amico di famiglia, le sue figlie sono delle mie clienti, ho un centro estetico, e le sue figlie vengono da me per fare dei trattamenti, le accompagnate lunedì e pensavo di farci una chiacchierata. Mentre le figlie facevano il loro trattamento, però lui era molto cupo, molto freddo, avulso, un po' distaccato. Ho capito. Mi Che è sembrato molto strano invece proprio perché. solitamente mi dicevi che era molto burlone. Sì, più che burlone, lui era uno sempre pronto comunque alla risata, allo scherzo, uno che si faceva una chiacchierata tranquillamente, molto volentieri, aveva sempre sorrisi, molto, molto scherzoso, molto, un simpaticone, ecco, non un Ecco. burlone nel senso, non era un casinista, l'anima della festa, tra Ok. virgolette, però uno veramente molto, molto cordiale. Tra l'altro l'avevo visto il mese prima, sempre al centro, e l'avevo visto molto più tranquillo, sempre un po' più distaccato, però avevo pensato che fosse l'ambiente, no? Solo donne, centro estetico, lui che porta le figlie, ho detto si sentirà un po' a disagio. Quindi invece lunedì l'ho visto proprio molto, molto cupo, E lunedì lui era molto. già stato reintegrato, no? Non so precisamente da quando è stato reintegrato, ma appunto tutti dicono da pochi giorni. Io quello che sapevo, che poi in realtà è uscito fuori adesso, però quello che i miei parenti già sapevano era che la relazione tra di loro, tra moglie e marito, era già in crisi da un po', da un bel po'. E so che lui era da 8 mesi che era diciamo fuori dalla caserma, gli avevano tolto l'incarico per i problemi psicologici. Quindi 8 mesi era appena rientrato, dicono. E poi altro che so dai parenti che appunto suo padre, il padre, intendo Antonio Milì, ha detto dalla figlia appunto non stava bene, aveva questi comportamenti autolesionistici, l'aveva confidato appunto a un mio parente e si sapeva questo, ecco, non molto di più. Perché comunque è una famiglia molto riservata. Certo, ma c'era qualcuno ieri che scriveva, ma probabilmente anche queste forse erano false voci, ma confermami o smentiscimi tu, che lui temesse una relazione tra la moglie e il comandante che ha ucciso? Sì, Quindi questo è vero. sono, sì. Sono voci di paese, è arrivato anche questo. So che nelle ultime ore si sta più puntando, anche le testate giornalistiche stanno puntando più su anche quello che hai riportato tu, quindi il fatto che lui ce l'avesse con il suo comandante per il fatto che non voleva reintegrarlo completamente, rimansionarlo comunque. E le testate giornalistiche riportano questo, però c'è questa voce di paese sul fatto che appunto ci fosse questa relazione extraconiugale. Non posso averne la No, certezza beh, per ora. chiaro, certo. Beh, tu mi puoi riferire rumors e ci sta Sì, benissimo anche questo, no? È un po' come quando sì, sì, sì. i giornalisti vanno in giro per il paese e raccolgono anche il pettegolezzo, perché anche il pettegolezzo poi in realtà può avere Ha un un senso, fondo. un fondo, certo. Sì, secondo me il fondo è proprio il fatto che lui è stato trasferito in seguito alle accuse che aveva ricevuto a Bellano, nell'altra caserma, dal quale veniva, prima di essere trasferito ad Asso, sul fatto che avesse delle relazioni con donne sposate del paese. E so che c'erano state queste diffamazioni, quindi poi era stato inserito ad Asso. E secondo me anche un po' arrivano da queste, quanto sia vero.
Per ora non lo posso sapere, ti terrò aggiornata Sì, mi quando sapremo qualcosa. raccomando, mi raccomando. Sì, diciamo che la cosa che mi ha scioccato è proprio il fatto di conoscere questa persona. Di solito sono abituata a sentirle così lontane, no, da Sì. me, e mi dispiace che passi come un mostro, però quello che è successo è una tragedia, una tragedia. Sì. Mi dispiace perché veramente personalmente, per come lo conosco veramente da tanti anni, è sempre stata una bravissima persona, disponibilissimo, gentilissimo, però se Sì, qui poi non siamo iniziato possiamo questo disagio. parlare, cioè non possiamo parlare di cattiveria, di animo malvagio, cioè qui si parla di Sì, disturbi no. mentali. Assolutamente no, a me dispiace tantissimo, poi figurati per la vittima, per la famiglia della vittima, da morire, Certo. però non posso dire che lui fosse una cattiva persona perché non lo era assolutamente, non te lo potrebbe dire nessuno del paese perché è proprio una tragedia. Guarda, ti dirò, Sì. sempre i miei parenti che sono in contatto con le figlie di Milia dicevano che loro sono barricate in casa. Non vogliono uscire, hanno i giornalisti sotto casa, Credo. hanno terrore a farsi vedere fuori. Io penso queste. Ah, lui ha 3 figli, non 2 buga prima, hai Ah, detto 2, in realtà lui ne ha 3. tre, ok. Sì, come il comandante, 3 figli. Io penso a questi 3 figli, al fatto che per questa scelta pazza gli hanno rovinato la vita, gli ha letteralmente rovinato la vita. Certo che gli ha rovinato la vita, anche perché poracci, infatti, purtroppo i giornalisti non guardano in faccia a nessuno, ti si accampano sotto casa. Stiamo parlando di figli giovani, no? Quanti anni hanno i suoi figli? Allora, la maggiore ha 21 anni. 17 la seconda e 11 l'ultimo. Cioè, prova a pensare a anche solo una ragazzina di 17 anni che deve andare al liceo oggi, domani, Esatto. lunedì. Cioè, Esatto. con che faccia? Cioè, chiaro che io immagino che lì siano tutti solidali, si rendano conto, però lo sai, tante volte vengono fomentati anche dai giornali. Io non so, poi magari lei com'è nella sua situazione nella classe, metti che non è proprio inseritissima, cioè alla fine per una Sì, un situazione del genere. attimo. Quindi davvero Esatto. tanta solidarietà alla famiglia di entrambi, sia alla famiglia della vittima che... Stasera adesso c'è stata una fiaccolata silenziosa per le vie del paese, c'erano tantissime persone, c'era la famiglia della vittima che aspettavano i paesani davanti alla caserma. Molto toccante, sì, ovviamente io parlo per Antonio, per la famiglia di Antonio, Sì. però io la famiglia del comandante non la conoscevo, non conoscevo neanche il comandante, essendo di un altro paese, essendo stato trasferito, A non febbraio lui. lo conosco minimamente, non Sì. lo conosco minimamente. Però, cavolo, loro non hanno più un padre. Già. Già. Loro non hanno più un padre, quindi Una veramente cosa scioccante. scioccante davvero. Davvero. Sì, Jessica, sei stata incredibile, davvero. Questa è la prima telefonata gialla proprio come ho pensato il telefono giallo, cioè raccogliere testimonianze, entrare nella storia. Infatti qua ti stanno scrivendo, grazie Jessica per questa testimonianza che ci rende più vicini alla storia. Ed è proprio così, avere un occhio dall'interno è una cosa preziosissima per me. Quindi davvero. Sì. Grazie Jessica, sei stata un Ah, tesoro. grazie mille a te. Questa qui è una storia assurda, però voliamo in Perù, facciamo un viaggio, andiamo fino al Perù, perché è la storia che negli ultimi giorni, settimane, ha tenuto il Perù col fiato sospeso e ha avuto uno di quei plot twistoni incredibili che sono ancora tutti lì a parlarne. Non parliamo mai del Perù e delle cronache peruviane.
Ma è successa una cosa veramente incredibile. Lei è la nostra protagonista, si chiama Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello. È una ragazza di 30 anni che, come potete vedere dalle immagini, era molto incinta, no? Non so cosa è successo a questa immagine, scusatemi, sono volate le immagini. Era parecchio incinta, no? Ok, parecchio incinta. Ora, questa donna, parecchio incinta, il 19 di ottobre ha chiamato un taxi per farsi accompagnare in clinica a partorire e poi è sparita nel nulla. Lei chiama il taxi, deve andare a partorire. E sparisce. Scompare appunto il 19 ottobre intorno alle 19:20 a Pasaie Italia, nel distretto di Surco, in Perù. Pasaie Italia. Quindi c'è un po' d'Italia in tutto ciò. Gabriela è entrata in travaglio mentre era in casa da sola. Aveva un compagno, ma erano in rotta. Insomma, lui comunque non era in casa, lei era in casa da sola. Per cui ha chiamato questo taxi tramite l'app Beat, che lì hanno un'app tipo i T-Taxi che abbiamo noi, loro hanno Beat. Tuttavia, cominciano ad esserci delle prime cose che non tornano, perché chiaramente la ragazza scompare e la madre lancia l'allarme, ovviamente sporgono denuncia, partono subito le ricerche. Soprattutto perché dici, ma scusate, c'è cioè questa donna, era in travaglio, come fa a essere sparita? Chi l'ha carpita? Dove avrà partorito a questo punto? La bambina è viva? Insomma, sono partiti immediatamente a fare indagini a tutto tondo e a fare delle ricerche a tappeto. E insomma, la compagnia Beat di taxi ha rilasciato una dichiarazione alle forze dell'ordine in cui afferma di non aver assolutamente identificato nessuna corsa richiesta né dal conto di Gabriela né da quello della sua famiglia o del suo compagno. E soprattutto non c'erano rotte all'ora indicata, nella data e l'ora indicata in quel punto dove lei avrebbe preso il taxi. Però Gabriela, dal conto suo, dall'interno del taxi, aveva fatto una foto col cellulare al tassista e l'aveva mandata al suo fidanzato questa foto. E questo è stato l'ultimo contatto che c'è stato con lei. L'immagine è molto sfocata perché lo sappiamo, no? Ormai, cioè, i nostri smartphone ancora fanno immagini tutte sfocate. E lei era seduta sul sedile di dietro, quindi ha fatto questa foto da guidatore davanti. Si vedeva effettivamente che era un guidatore, ma non è che si capiva molto. Il Perù comunque è rimasto scosso da questo caso, si è attivata subito una catena di solidarietà incredibile, soprattutto perché quando succede qualcosa di brutto a una mammina pancina, chiaramente la sensibilità si alza e in più stiamo parlando anche di un paese dove all'anno scompaiono davvero tantissime donne e c'è un grosso problema di delitti. Di femminicidi, di crimini contro le donne. Quindi, appena è successo il fatto, c'è stato anche un movimento sui social e insomma in televisione, eccetera, che si sono, diciamo, attaccati a questa storia per far valere tutta la problematica sociale. Del traffico di esseri umani, esattamente. Dopo un giorno e mezzo in cui tutti erano col fiato sospeso, dopo esattamente 34 ore dalla sua scomparsa, Gabriela si è presentata in ospedale insieme a sua madre e ha detto di essere stata drogata e picchiata da tre uomini che l'avevano rapita e l'avevano obbligata a partorire in loro presenza. Si sono presi la neonata, che lei aveva già chiamato Martina, e insomma se ne sono andati con questa bambina. Le hanno rubato la bambina e poi l'hanno lasciata andare. Ovviamente, prima di lasciarla andare, l'hanno minacciata di non raccontare assolutamente l'accaduto, perché altrimenti l'avrebbero uccisa. Lei insomma racconta che una volta scappata da lì si è accorta che in realtà era in un quartiere vicino casa sua, quindi ha raggiunto la casa di un parente che le ha permesso di telefonare ai suoi genitori,
che poi la sono venuti a prendere e l'hanno portata all'ospedale. E qui si chiude il cerchio di lei che ricompare all'ospedale. Insomma, la sua storia esce subito sui giornali, articoli, ne parlano le televisioni e tutto, e scoppia subito la rabbia perché ecco, vedete il traffico degli esseri umani e questi sempre che rubano i bambini, non è la prima volta, è una cosa terribile, povera donna e tutto il resto, tantissima solidarietà per Gabriela, ma poi, plot twistone. Plot twistone, perché innanzitutto gli esami medici non hanno trovato nessun segno di percosse sul corpo di Gabriela e le tossicologiche non hanno rilevato nessuna droga. Ma il vero punto è che dagli esami medici risulta che Gabriela non solo non era incinta, ma non lo era mai stata. E quindi Martina non esiste. La bimba non è mai esistita, non c'aveva nessuna neonata, questa qui non era mai stata incinta. E insomma, ciononostante, quindi super smerdation, perché ovviamente poi sono uscite subito le notizie. Raga, questo è stato il caso di cronaca più seguito in Perù negli ultimi giorni. Adesso vi faccio vedere le foto. Adesso, guardate questa foto qua. Questo era il baby shower e lui è il suo fidanzato. Come vedete c'è il palloncino dietro Martina, no? Questa è proprio immagino sia la foto proprio del baby shower. Comunque, lo stesso pomeriggio in cui lei è riapparsa in ospedale, ha lasciato l'ospedale, cioè l'hanno cacciata, insomma, guarda, stai bene, forse probabilmente adesso lo muori di testa. E quindi ha lasciato l'ospedale avvolta nelle coperte, ovviamente fuori c'erano tutti i cronisti ad aspettarla, e ai giornalisti ha gridato, convinta proprio, che lei era davvero incinta e che aveva le prove per dimostrarlo. Sentite cosa dice. Ho una registrazione del suo battito cardiaco e degli ultrasuoni. Quanto a loro che mi dicano non è vero, dai, continuate a dire che non è vero. Quindi, sostanzialmente, lei ha una registrazione audio del battito cardiaco del bambino e poi degli ultrasuoni, che immagino con ultrasuoni intendessero l'ecografia, credo. Perché, ragazzi, io ho guardato i. Ho letto gli articoli in spagnolo. Sto diventando poliglotta per andarmi a guardare le notizie nel mondo. Sì, ha partorito un pipistrello, esatto. Canto della balena. L'Immacolata Concezione ai giorni nostri. Ecografia con i dati. Codice fiscale? No, però. L'eco la chiamano ultrasuono. Grazie, Shed. Grazie mille. Ok, allora, quando ho detto ultrasuoni, perdonatemi, si parla di ecografia. Quindi lei voleva far vedere la registrazione del battito e le ecografie. Insomma, sappiate che il giorno successivo lei si sarebbe dovuta presentare in procura per rilasciare le sue dichiarazioni rispetto a quello che era successo. Ma non si è vista, non si è presentata. Ai giornalisti aveva anche detto che era stato tutto un misunderstanding, perché un qui pro quo, diciamo, perché aveva ancora degli esami da fare, che le faceva male vedere la stanza della figlioletta vuota e che sarebbe se nessuno voleva cercare Martina, e quindi tutto questo era un complotto contro di lei per non cercare Martina, per coprire i rapitori di Martina, allora sarebbe andata lei stessa là fuori a cercare Martina. Ecco, come vi dicevo, il giorno successivo non solo non è andata a testimoniare in procura, ma non si è nemmeno, cioè non si è mossa da casa, non è andata a cercare Martina da nessuna parte. Nel mentre succedeva tutta questa storia, le TV peruviane erano davvero zeppe di programmi trash o non trash incentrati su questa storia, per capire anche il perché, no? Di questo gesto, cercare di capire perché questa donna si sia inventata una gravidanza. Ora, la teoria che hanno tirato fuori dalle più strampalate che c'erano, che più convince soprattutto gli inquirenti, è quella del tentativo di legare a sé il fidanzato che la voleva mollare. Perché in queste storie non è la prima volta, ma vi giuro, decine di storie, in cui queste donne fingono di essere incinte e i fidanzati non si accorgono che è una cagata.
Io ogni volta mi chiedo come diavolo è possibile che un uomo non si renda conto, cioè il tuo compagno Chiacchio se ne renderebbe conto anche la mia coinquilina, cioè non stiamo per forza parlando che bisogna essere tutti i giorni nudi assieme, ma te ne accorgi dalle piccole cose, cioè non, come fai a non accorgertene? Comunque, adesso sentite la versione del fidanzato, sentite la sua versione. Con il passare delle ore, insomma, il quadro comincia a diventare più chiaro dopo le dichiarazioni di Ramiro Galvez Ramirez. Chiami Ramiro Ramirez, adoro, adoro, che è appunto il fidanzato, l'ex fidanzato di Gabriela. Lui ha 36 anni e ha testimoniato alla polizia il giorno dopo alla scomparsa di Gabriela, quando lei ancora non doveva, insomma, quando ancora era scomparsa. Ha detto che inizialmente lei gli aveva sempre detto che la data prevista per il parto era fine agosto, ma era ottobre. Io non so quanto, ma visto che voi siete bravi, no? Quanto può ritardare una gravidanza? Perché io so che i bambini a volte riescono a nascere anche al sesto, settimo mese, poi li mettono in incubatrice, eccetera. Ma è possibile? Fino a 10 mesi? Insomma, lui aveva cominciato ad avere dei dubbi visto che lei continuava a procrastinare questo parto, no? E in più Gabriella non gli aveva mai mostrato le sue cartelle cliniche, non gli aveva mai chiesto di accompagnarla alle varie visite ginecologiche e gli aveva mostrato solo il referto di un ginecologo con un paio di ecografie allegate. Lui ha anche raccontato che il giorno prima della scomparsa, lui e Gabriella avevano litigato proprio per questo motivo. Perché lui aveva scoperto, analizzando meglio il referto medico che lei gli aveva presentato, che questo referto era falso e che lei lo aveva fasullato sostanzialmente. E quindi anche nessuna delle visite che lei faceva presso la clinica, dove teoricamente avrebbe anche dovuto partorire, non erano visite per la gravidanza, erano visite per altre cose. E lei però fasullava questi certificati facendoli passare per visite ginecologiche per la gravidanza. Tra l'altro, veniamo a sapere che in tutto questo Gabriela aveva come complice la madre. Cioè, la madre pare che fosse a conoscenza di tutto questo. Ciononostante, è stata proprio lei a organizzare una veglia per Martina, per piangere Martina, questa sua nipotina inesistente che lei sapeva benissimo che era inesistente. Il giorno della scomparsa, racconta sempre il nostro Ramiro Ramirez, cioè non ho neanche bisogno di rileggere il nome, me lo ricorderò sempre Ramiro Ramirez. Il giorno della scomparsa, Gabriela ha scritto al suo fidanzato Ramiro insistendo sul fatto che non stava mentendo perché lui se n'era andato, cioè gli aveva anche detto: basta, mi hai preso per il culo con questa gravidanza, non so per quale motivo tu lo abbia fatto, ma vaffanculo, cioè io non ci voglio più stare con una come te, no? E quindi si è dato. E lei, per convincerlo che in realtà la gravidanza fosse reale e che non stava mentendo, gli ha scritto il giorno in cui è scomparsa dicendogli che le si erano rotte le acque e gli ha mandato la foto di un asciugamano insanguinato. E quindi gli ha detto: guarda, visto che mi si sono rotte le acque, adesso prendo il taxi e vado a partorire in clinica. Per favore, raggiungimi lì, ci vediamo lì. Ma io vorrei anche dire che questa donna credo abbia anche un po' di ignoranza, o forse ce l'ho io, fatemi capire. Ma se ti si rompono le acque, non dovrebbe uscire del sangue, giusto? Cioè, se esce del sangue quando ti si rompono le acque, c'è qualcosa che non va. Di molto grave, no? E infatti, se devi fingere, fallo bene. Infatti, il fidanzato, che probabilmente era più sgagiato di lei e forse ne sapeva qualcosa in più rispetto a lei di gravidanza, non c'è cascato neanche per un attimo. Infatti, quando lei gli ha detto: mo sto andando in clinica a partorire, raggiungimi lì, lui non si è mosso minimamente, era al lavoro, è rimasto al lavoro, ha detto: vabbè, ciaone, zia. Tra l'altro è anche emerso che prima di scomparire, prima di questo fantomatico rapimento, Gabriela aveva venduto sul marketplace di Facebook, cioè aveva venduto, aveva messo in vendita
tutti i prodotti per bambini che le erano stati regalati per il suo baby shower. Cioè, quindi lei ha fatto tutta l'incinta con gli amici, con i parenti, con la famiglia, con tutti. Si è presa tutti i regali per la bambina e poi li ha rivenduti nuovi di pacca. Si è fatta pure i soldi, no? Cioè, si è rifatta dei soldi. Diversi specialisti hanno evidenziato che potrebbe trattarsi di un caso di pseudociesi. Che cos'è la pseudociesi? È solo un nome difficile medico per dire gravidanza isterica. La gravidanza isterica è un disturbo mentale che nel DSM trovate nei disturbi somatizzanti, diciamo quelli che colpiscono, che hanno delle ripercussioni sul corpo. Ecco la dimostrazione di quello che vi dicevo anche prima. La malattia mentale che non vuole essere considerata all'altezza di quella organica. Ebbene ragazzi, ci sono delle malattie mentali che hanno una sorta di somatizzazione, cioè i sintomi si ripercuotono anche sul tuo corpo e quindi tu hai dei sintomi fisici, perché anche i sintomi della gravidanza, ha le nausee, ha l'assenza del ciclo mestruale, ha addirittura secrezione di latte nelle ghiandole mammarie, hanno aumento di peso, gli si gonfia l'addome. L'altra possibilità è che sia semplicemente una stronza manipolatrice che abbia messo su tutto questo per ottenere le attenzioni di una donna incinta e non farsi mollare dal moroso. Perché quante volte abbiamo visto casi di ragazze che si erano inventate una gravidanza perché avevano continuo bisogno di attenzioni? E quindi niente, probabilmente questa donna, se non era veramente affetta da gravidanza isterica, ma ragazzi, se fosse stata affetta da gravidanza isterica, non avrebbe venduto tutti i regali del baby shower al marketplace di Facebook. Cioè è basilare, direi che è basilare. Però chiaramente prima di procedere con qualunque tipo di azione giudiziaria, il pubblico ministero ha chiesto una valutazione psicologica, perché nel caso in cui lei dovesse soffrire di un disturbo mentale, allora pazienza, la fanno curare, eccetera. Ma se lei non ne soffre e ha fatto tutto questo deliberatamente, verrà accusata di reato contro la fede pubblica e rischia una condanna fino a 4 anni di reclusione. Cioè, vediamo queste donne che desiderano tanto la gravidanza, appunto da fingerla o addirittura rubare il feto dalla pancia di un'amica. E invece altre donne che non vogliono per niente la loro gravidanza, ma non hanno potuto, non hanno voluto, non è stato permesso abortire, quindi poi cercano di fare gli aborti postumi, che non sono più aborti ma omicidi. Questa ricerca di attenzione poi nel dramma estremo, cioè non solo sono incinta, faccio finta di essere incinta, poi potrebbe anche raccontare a tutti di aver perso il bambino, cioè, per dire, no, deve essere rapita, deve scomparire, lasciare il fiato sospeso di tutto il mondo, esatto, drama queen, attirare l'attenzione di tutti su di sé, cioè ha fatto le robe in mega grande, no? Comunque dicevano, sono andata a informarmi un po' anche sulla gravidanza isterica, che succede molto più spesso nei paesi dove c'è una forte pressione sulla fertilità femminile e dove, per esempio, l'infertilità è visto come una colpa della donna, come una totale svalutazione del valore di qualunque donna. Allora, passiamo all'ultimo caso. Questa volta è successo in Texas. È una storia terribile. Breve e terribile, anche perché molto recente, breve, per cui non vi posso dare grossi dettagli, purtroppo. Succede a Houston, in Texas, il 16 ottobre, quando una mamma, che vedete nel riquadrino, più che altro lo spazio è per la bimba, questa mamma, che si chiama Melissa Tone, di 37 anni, si presenta in ospedale a Houston con il corpo di sua figlia che vedete qui nella foto, aveva 5 anni, si chiamava Nicole. Per portarla in ospedale l'aveva caricata sul retro del suo furgone di famiglia
l'aveva avvolta in dei sacchi di plastica fermati con delle corde. La donna, convintissima che la bambina fosse ancora viva, è entrata nel pronto soccorso disperata, sbracciandosi. E ha detto che aveva bisogno di una sedia a rotelle perché la figlia stava molto male e doveva scaricarla dal furgone. Cioè, poi ha anche aggiunto che la figlia stava male perché era stata aggredita ed era stata pugnalata a morte. Al che subito un medico si è, più medici in realtà, si sono fiondati nel furgone e hanno trovato questo corpo della bimba che purtroppo era deceduta. Avvolto in tutti i sacchetti con le corde e quindi l'hanno guardata dicendo: tutto bene, signor? E insomma, Melissa ha dovuto dire la verità, ha dovuto svuotare il sacco, anche perché le domande continuano a farsi incalzanti da parte dei medici e sembra proprio che non la stesse raccontando giusta. Alla fine ha dovuto ammettere di essere stata lei a uccidere la bambina con diverse coltellate al collo. Lei è stata subito trasportata in centrale di polizia per fare un interrogatorio, la madre, e ha detto che l'omicidio è avvenuto in un parco della zona poco lontano, ed effettivamente questo parco si chiama Spring Creek Park, si trova a Tomball, ed effettivamente gli inquirenti e la scientifica hanno trovato delle prove che hanno confermato che sì, la bambina è stata uccisa proprio in quel parco. Praticamente l'ha portata lì e poi hanno raggiunto il bosco che c'è lì intorno al parco, c'è questo bosco, quindi l'ha portata verso il bosco. A quel punto ha fatto inginocchiare la bambina e ha estratto il suo coltello dalla borsa. Pare che Nicole fosse pienamente consapevole del fatto che la madre le avrebbe fatto del male nel caso in cui si fosse comportata da bambina cattiva. È chiaro, ovviamente, sempre nella fantasia di un bimbo, cioè nella mente di un bimbo, tu dici: sono stata cattiva, quindi la mamma mi punisce, e quasi si era convinta di meritarselo. Cioè, vi spiego, ha raccontato, poi bisogna sempre capire se Melissa sta dicendo tutta la verità o meno, ma è così terribile che dubito che non sia la verità. Fatto sta che ha fatto mettere in ginocchio la bambina, ha estratto un coltello dalla borsa e intanto la piccola Nicole la pregava di non farle del male, che sì, non era stata una brava bambina, ma lo sarebbe stata in futuro, che insomma cercava insomma di convincere la mamma a perdonarla. Non so che marachella possa aver fatto una bimba di 5 anni, cioè io non credo che possa essere niente di grave, anzi sono sicura. Ciononostante, la madre, senza nessuna pietà, le ha tagliato la gola. Il problema, almeno così riporta la madre, che lei pensava che la bambina con un taglio alla gola morisse sul colpo, invece non è morta subito, anzi ha iniziato a urlare. Queste urla della bambina hanno fatto arrabbiare ancora di più la madre, anche perché era andata nel panico che la bambina, magari urlando, attirasse l'attenzione, qualcuno potesse scoprire questa malefatta. E quindi, per ucciderla, le ha messo un sacchetto in testa e l'ha strangolata. Ma la cosa incredibile è che questa madre, per essere sicura che la bambina fosse morta, perché ogni volta pensava che non fosse morta, la strangola per 30 minuti. Cioè, quindi ovviamente overkilling. Tra l'altro, Melissa continua ad insistere di aver ucciso questa bambina perché la bambina era malvagia. È nata malvagia, è nata storta, insomma, nella sua visione. E lei ha detto: io non voglio assolutamente più avere a che fare con una creatura malvagia, quindi me ne dovevo liberare per il bene del mondo. Perché così poi non diventava grande, non faceva le cattiverie e non faceva la distruzione del mondo. Tra l'altro, si è anche molto dimostrata, cioè, quando ha parlato con gli investigatori, si è anche dimostrata molto soddisfatta del suo lavoro, dicendosi anche di essere stata brava, perché lei in questo modo ha risparmiato molto dolore all'umanità. Quindi è convinta. E qui sì, chiaramente ci vuole una perizia psichiatrica a tutti i costi. Peraltro, sappiate che la signora Tone ha altri 3 figli, di età compresa tra i 2 e i 18 anni. Quindi depressione postpartum,
Sì, ma dovrebbe essere in relazione all'ultimo figlio, non a un figlio più piccolo. Gli altri figli sono già al sicuro e stanno già vivendo con gli altri membri della famiglia. Quindi lei ovviamente è in carcere. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione in cui vorrebbe silenzio, vorrebbe privacy rispetto a questa storia. Il padre non si è espresso, cioè diciamo che c'è stata una dichiarazione da parte della famiglia in generale che ha chiesto privacy, ha chiesto di essere risparmiato dai media per questa tragedia, di poter rimanere nel silenzio del loro dolore, giustamente, e quindi non hanno voluto esprimersi. Hanno parlato con le forze dell'ordine, ma non parlano con i giornalisti, e ci sta.